Ciao amici, piacciono anche voi le more? E i mirtilli? Io le adoro, da bambina andavo a raccogliere le more. Sì, lo abbiamo fatto tutti almeno una volta. Un po' le mangiavamo e un po' le tenevamo per fare la marmellata in casa. Ah, bei ricordi. Nella stagione fredda in cui non ci sono le more, possiamo mangiare i mirtilli, che hanno gli stessi benefici. Oggi vediamo 5 straordinari benefici delle more e dei mirtilli per la salute. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace altri nuovi video. Alla fine del video c'è una sorpresa per gli amici che devono dimagrire o tenere sotto controllo gli zuccheri. 1. Intestino. La fibra di more e mirtilli aumenta il senso di sazietà, riduce colesterolo e glicemia. Fanno bene all'intestino perché hanno un effetto probiotico. 2. Glicemia. Hanno un basso indice glicemico e un basso carico glicemico, cioè non aumentano la glicemia nel sangue. Grazie alle fibre e agli antiossidanti, gli zuccheri vengono assorbiti lentamente. Prima di vedere gli altri benefici, vi ricordo come sempre di iscrivervi, selezionare la campanella delle notifiche e da oggi anche abbonarvi al canale per i motivi che spiego in questo video. 3. Antiossidanti. Come tutti i frutti rossi sono ricchissimi di antiossidanti naturali, ad esempio vitamina C che stimola la produzione di collagene e serotonina. Lo dimostra uno studio sul contenuto di antiossidanti nei frutti rossi uscito su Food Chemistry. 4. Cervello. More e mirtilli fanno bene anche al cervello, stimolano le connessioni neurali e riducono l'infiammazione causata dai radicali liberi. Lo dimostra un altro studio pubblicato sempre su Food Chemistry. Per approfondire, i link sono in descrizione. 5. Ossa. Contro osteopenia e osteoporosi, more e mirtilli apportano vitamina K, necessaria alla formazione del tessuto osseo, e manganese, con cui il corpo produce collagene. Andiamo subito a fare una scorpacciata. Allora, questi sono i piaceri trendy e sani. Ora condividete questo video e andate a vedere quest'altro dove spiego perché la scienza ha dimostrato che la frutta fresca non alza la glicemia, anzi, fa bene in caso di sovrappeso, glicemia alta e diabete. Il link in descrizione. Iscrivetevi anche alla pagina di Facebook Simona Vignali Naturopata e al gruppo Trendy e Sani per farmi le vostre domande e sostenere il mio lavoro. Chi vuole conoscere le playlist del canale, i miei libri ed ebook, trova tutto in descrizione. Mangia sano e vivi meglio!